Ciao Potenti Pagliacce, qua il vostro Megozzo alla grande e ben ritrovati, bentornati sul mio canale, su questo nuovo video con, attenzione ragazzi, torna il mistico trio Ronaldo, Messi e Neymar, pronti per una nuova azione, una nuova avventura mega galattica mozzafiato. Indovinate dove ragazzi? Sì, colpa di Ronaldo Junior su Fortnite. Quindi non perdetevi questo video perché i nostri tre eroi, dopo che Ronaldo Junior ragazzi ha fatto vedere a Ronaldo come è, anche come funziona Fortnite, ragazzi, fare un trio devastante su Fortnite e fare una vittoria reale. Quindi non perdete assolutamente perché sarà bellissimo. Quindi non dimenticate un bel like al video e iscrivetevi per partire a bomba, così non perdete tutti i prossimi video. E vi ricordo che a fine video saluto gli ultimi 5 di voi che mi hanno mandato le notifiche su Instagram. Quindi vi ricordo, trovate qui in descrizione, cercate semplicemente @realAntony e io ragazzi vi posso salutare in tutti i prossimi video. Yo. Benvenuti, guardate un po' chi c'è qui insieme a noi. C'è Ronaldo, Ronaldo Junior, c'è Neymar e c'è Messi. Già, attenzione perché come vi ho detto si prospetta un video epico e vi racconto come è uscita fuori anche questa cosa. Sapete che avevo pubblicato un video dove Ronaldo Junior e Cristiano ragazzi giocavano insieme a Fortnite, no? A quanto pare a Cristiano è piaciuta molto, ha iniziato a giocarci e a questo punto ne ha parlato con Neymar e Messi. Cioè Ronaldo Junior in realtà ha parlato con Neymar e Messi perché voleva vedere questo trio unico che andava su Fortnite. Quindi siccome Neymar già gioca di suo ai videogiochi, lo potete vedere anche nelle sue Insta Stories nella realtà. Però Messi ragazzi mi sembra quello un po' scarsino, infatti Messi ti proteggiamo noi. Per cui Ronaldo Junior ci ha fatto diciamo riunire in questo caso, vediamola, mettiamola in questo modo, per fare un trio assurdo su Fortnite. Infatti, aspettate che, ecco, faccio vedere. Come vedete ragazzi, scusa Messi mi fai passare? Infatti come potete vedere ci sono già gli schermi pronti, in quanto giochiamo da due PlayStation che ci sono qui e uno gioca dal PC, anche se non ho capito perché gioca dal PC, perché secondo me converrebbe usare tre PlayStation che è meglio, così non troviamo quelli da PC che sono più infami. Sì, ora faccio portare anche un'altra PlayStation che forse è meglio. Comunque faremo questa partita epica, quindi ora ci accomodiamo, non perdetela perché sarà penso qualcosa di assurdo. Cioè voi li pensate, Messi, Neymar e Ronaldo raga su GTA che giocano a Fortnite e fanno un mazzo così a tutti alla lobby, cioè mazzo così per dire, e fanno una vittoria reale. Che stiamo aspettando? Iniziamo subito, no? Se non altro siamo già partiti, siamo già partiti a giocare. E attenzione che cosa, Ronaldo ha già trovato uno scar, non ci credo, non è possibile. Allora, penso che adesso dovrà andare ad aiutare gli altri. Infatti, allora, ragazzi, velocemente, siccome hanno già iniziato, non me ne ero nemmeno accorto io. Come potete vedere, i loro nomi sono CR7XX Ronaldo XX, XX Messi XXL M10 e infine XX Neymar XX NJ, che sta per Neymar Junior 10, che sono anche i loro nomi rispettivi delle magliette. Allora, stanno facendo questa partita, tra l'altro, perché siccome hanno appena iniziato a giocare, non hanno manco le skin, come ben vedete, sono tre nabbetti, cioè sono tre nabbi, ma invece ragazzi sono i calciatori più forti e più talentuosi del mondo che stanno per affrontare appunto una lobby intera di Fortnite. Quindi speriamo che ce la facciano, insomma vediamo un po' cosa riescono a fare. Tant'è vero che Ronaldo ragazzi ha appena trovato uno scar dorato nella cassa a boschetto bisunto, vi rendete conto? Cioè adesso faranno veramente il bordello. Quindi fatemi sapere se vi piace comunque tutto quello che state vedendo, perché vi ricordo che è tutto quanto moddato ragazzi, è tutto quanto una mod. Quindi fatemi sapere se vi piace, perché è anche molto difficile farlo, quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace e ditemi se il video vi sta piacendo, perché adesso ragazzi faranno veramente un bordello assurdo. Ok, allora come vedete penso che Ronaldo adesso stia farmando dei materiali e insieme a Messi e Neymar cercheranno di distruggere tutta la lobby intera, anche se penso che qui a boschetto non sia sceso nessuno, quindi bah, ci sarà poco da giocare adesso. Ok ragazzi, come non detto, a quanto pare Ronaldo ha già visto qualcuno. Vai Ronaldo, fai come hai fatto con Ronaldo Junior. No, ma sono morti? Tanto adesso uscirà a prendere il loot. Ecco, guardalo. Guarda adesso come esce. Guarda quante granate stai lanciando Ronaldo. Oddio, l'ha ammazzato. Ne ha ammazzati due. No, uno, ne ha ammazzato uno. Sì, coppato. Mamma mia, CR7 con uno scar, attenzione, già il secondo che butta a terra Ronaldo. Guardate che loot della Madonna che hanno fatto. Mamma mia. Attenzione ragazzi, questa mega partita con Messi e Neymar si sta arrivando una figata. Per ora ha fatto tutto Ronaldo, penso. Ci sta uno che sta camprando là sopra.
E no ragazzi, copritemi, messi le mani, copritemi. Guarda che figata, raga. Che figata. Ragazzi, se mi coprono io riesco a sparare a quello. Vai, vai, vai. Ok, mo gli lanciamo le granate, facciamo gli infami e poi lo pusciamo. Vai, 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 no, vai Neymar, vai Neymar che non sta facendo niente. Cioè, in realtà è Messi che non sta facendo niente. Neymar è bravo a giocare. Oddio, oddio, casino, casino. Chi ucciderà questo tipo qui? Chi lo ucciderà? Chi lo ucciderà? Boom, boom, boom. Oh, l'altro che elimina Ronaldo. E si siamo a 2 kill per CR7. Attenzione. E penso che le persone che siano qui a boschetto, ragazzi, siano finite. Anche perché, come già detto, Messi, Ronaldo e Neymar, ragazzi, non sono bravissimi a giocare. Ronaldo ha appena iniziato, Neymar Junior a quanto pare sapeva già giocare, Messi ragazzi così e così, quindi dobbiamo aiutare un po' Messi a quanto pare. Ok ragazzi, a quanto pare Ronaldo sta farmando materiali, c'ha al momento uno scardolato, un pompa blu come possiamo ben vedere e c'è una mitraglietta verde, quindi speriamo che le cose vadano per il meglio in modo tale che riescano a vincere, perché ragazzi la prima partita del giorno in trio, manco in quattro, ma non un trio normale ragazzi, è il trio leggendario di Messi, Ronaldo e Neymar che cooperano, attenzione, per la prima volta per giocare e raggiungere un obiettivo comune, ovvero la vittoria reale su Fortnite dentro GTA. Cioè, guardate quanto, che cosa figa che vi sto portando. Quindi mi raccomando, pollicione in su. Attenzione Neymar che non riesce ad atterrare, l'ha fatto l'atterraggio Neymar. Stiamo vicino a Pinnacoli ragazzi, tre nabetti. Siamo tre nabetti, chi è che penserebbe che siamo rispettivamente Ronaldo, Messi e Neymar ragazzi? Nessuno lo penserebbe, ecco perché è una cosa fighissima. Infatti adesso vediamo, vediamo cosa fanno, vediamo cosa si inventano e cosa fanno, perché sembra una cosa fighissima. Ok ragazzi, a quanto pare Ronaldo ha sentito gente, c'è gente, c'è gente. Attenzione Ronaldo in azione, Ronaldo proprio, vedete come gioca CR7, raga, tipo lui prende e si butta all'azione così, fa tutto lui, mi piace questo. Oh, atterrato uno, non stavo guardando, non so come ha fatto, come l'ha atterrato. Oh, granate, granate sicuramente, ecco c'è un altro, madonna Ronaldo stai attento. Ragazzi sono in fin di vita, c'ho 18 di vita, ho 18 di vita, questo m'ammazza, questo m'ammazza, questo l'ammazza, questo ci ammazza ragazzi. No, Neymar a terra, fatemi finire questo, metto il falò, va. Dov'è? Oh, l'ha ucciso Messi, non ci credo ragazzi. Messi ha fatto la sua prima kill, quella vera. Messi che non gioca mai. Vabbè, io ho messo il fuoco, non so perché l'avevo messo, però Cristiano aveva messo il fuoco per curarsi, vabbè. Comunque, cioè, vi stavo dicendo, no? Chi è che direbbe che con queste skin da Nabbi siano Ronaldo, Messi e Neymar che stanno giocando e stanno tentando, attenzione, una bomba di partita. Che poi mi sa che Neymar è ancora a 0 kill, Neymar gioca più di Messi. Se non ho visto male ragazzi, penso di sì. Ah, c'è un altro fuoco, meno male, c'è un altro fuoco. Stanno ballando, non ci credo, stanno facendo i Nabbi adesso. Ok ragazzi, Ronaldo sta facendo l'infame, sta distruggendo le casse. Oddio, ha distrutto tutte le casse perché c'erano dei tipi lì che stavano andando e volevano le casse. Attenzione, attenzione ragazzi, un Neymar incazzato, gli ho buttato giù la scala. Ragazzi, Neymar lo vedo cazzuto qui, lo vedo cazzuto. Guardate quanto sta costruendo Neymar. Neymar la prima kill, questo è mio, no, non l'ha preso. Neymar la seconda kill. Attenzione, Neymar si vuole fare il trio. Terzo e quarto. Si è fatto un kill, si è fatto un team intero Neymar, non è possibile. Cosa? Neymar ha recuperato tutte le kill che non ha fatto. Ha fatto 4 kill ragazzi, si è fatto un team intero, non so se erano 3 o 4, non ci ho fatto caso. Però si è fatto un team intero, non ci credo. Ragazzi, Neymar si è fatto un team intero. Attenzione ragazzi, a quanto pare Messi, Neymar e Ronaldo vanno come gli sciacalli. Oddio, ce n'è uno di fronte, vai Ronaldo, sparalo. Oddio ragazzi, Ronaldo ha buttato un altro a terra. No, Messi è di nuovo a terra, Messi. No, ecco. Infatti, minchia, Ronaldo va proprio forte ragazzi. Ecco, eliminato un altro. Vai, spara anche a quello, eliminato un altro. Mamma mia ragazzi, Ronaldo che sta facendo. Passa 5 kill, però Messi a terra. Neymar va all'anima. Ah no, c'è sta un altro, ci penso io. Siamo rimasti in 3 contro 2 in poche parole. Quindi sono questi due. Sono questi ragazzi, avete la vittoria in mano. Stanno andando per la vittoria. Ci devono provare assolutamente. Sono vicini alla vittoria reale ragazzi, attenzione. Ronaldo lo vedo un po' confuso a costruire, però ci sta capendo, vuole andare di pompa. Attenzione, lui la prende di pompa, lo atterra e lo finisce. Lo ha pure finito come un disgraziato e passa a 6 kill. Oh, non ci credo. E Neymar uccide l'ultimo. Messi, vabbè, l'hanno confermato, povero Messi, mi è dispiaciuto. Però hanno fatto la vittoria reale. Non ci credo, non è possibile. Come hanno fatto? È impossibile. Come hanno fatto? Ronaldo con 6 kill
Penso Neymar ne abbia fatte 4, perché ne aveva fatte 3 prima, se non ho letto male, 4 adesso, mentre Messi mi sa che ne ha fatte 3. Direi che... cioè, guardate ragazzi, hanno fatto il bordello, ecco, Messi e Neymar hanno abbandonato. Però, porca miseria ragazzi, hanno fatto una partita della Madonna. Ok ragazzi, io ho cercato di commentare il più velocemente possibile e con più enfasi possibile, anche perché non sono un commentatore, perciò quello che vedevo da Cristiano cercavo di commentarlo più velocemente. E a quanto pare è partita l'enfasi di gruppo, attenzione, perché nessuno se lo aspettava che avrebbero vinto ragazzi. La prima partita del giorno hanno vinto, non so come abbiano fatto. Messi si è incazzato perché l'abbiamo lasciato morire. Però Messi ha fatto 3 kill, dai, abbiamo vinto. No, si è incazzato raga, perché Messi è suscettibile quando gioca. No? Invece Neymar ragazzi è contento, infatti come vedete è scattata l'euforia generale, perché anche Ronaldo Junior stesso ragazzi, che ci ha fatto riunire, non pensava che noi tre insieme avremmo combinato qualcosa di buono al di fuori del calcio. Comunque mi piace, iscrivetevi al canale, commentate, magari ditemi se vorreste vedere qualche altra cosa simile su Fortnite, oppure un altro episodio di GTA su Fortnite in maniera diversa, insomma fatemi sapere voi e ditemelo nei commenti. Come promesso saluto gli ultimi 5 di voi che mi hanno seguito. Saluto Francesco Abrogno, Cri006, Luca Di Mino 05, Matteo Totarigno e Abu06. Questi sono i 5 bomber di oggi ragazzi, che Ronaldo, Messi, Neymar e Ronaldo Junior hanno salutato. Per cui se anche voi volete essere salutati, fate come Cristiano Ronaldo, che prende il telefono e mi viene a seguire su Instagram. In questo momento è occupato, non può prenderlo perché sta ancora battendo le mani. Basta che cercate @RealAnthony, mi invite a seguire in tutti i prossimi video e avrete la possibilità di essere salutati ovviamente da me in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando ragazzi, che è importante, vi do questa opzione per farlo, quindi voi andate su Instagram e mettetemi a seguire. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto, soprattutto come idea è far riunire Messi, Ronaldo e Neymar per vincere. Grazie ancora a Ronaldo Junior per l'idea. Direi che per questo video è tutto, grazie a tutti per la visione, fatemi sapere se vi è piaciuto tanto nei commenti, come gozzo, e se becchiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao.